Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightburn. Oggi vi mostro passo passo il progetto con cui ho realizzato quell'orologio che vedete qui al mio fianco con quella lancetta a spirale, cioè l'orologio di Fibonacci. Avevo messo una foto sul gruppo Facebook alcuni giorni fa e diciamo che ho visto che è stato apprezzato, per cui volevo farvi vedere come si progetta un orologio di questo genere. In questo video vedrete alcuni trucchetti che vi insegnerò per fare alcune cose velocemente e così via. L'orologio l'avrete visto, ve lo faccio rivedere, questo che ho qua in mano adesso. Questo l'ho fatto con dell'acrilico di Great Carve specchiato e l'ho tagliato tranquillamente. Anche la lancetta, ora vi faccio vedere dietro, vedete che è lo stesso materiale. Però l'ho girato al contrario, perché questo è uno specchiato normale, quindi da una parte è specchiato argento, dall'altra è nera. Poi ho anche l'argento argento che vi ho fatto vedere in un altro video. Materiale favoloso, si lavora benissimo anche con laser di bassa potenza, non ci sono grosse problematiche. Quindi, grid carve fatto in questo modo, lo potete fare tranquillamente anche in multistrato, come ha fatto il nostro amico Christian Wright, che è quello che mi ha ispirato un po' a questo oggetto. Io ho voluto fare qualcosa di più, fra virgolette, moderno. Durante il video utilizzerò la tastiera LBK, che è quel marchingegno che mi sono inventato con la collaborazione di Roberto Cocchia, che praticamente ci aiuta nella progettazione, specie di quando le cose sono abbastanza lunghe e complesse. Chi è interessato alla tastiera, nei commenti troverà il link per andare a vedere appunto di cosa si tratta, com'è, come non è, c'è anche un gruppo a parte e così via. Ne riparleremo un'altra volta, magari quando uscirà la nuova versione, perché utilizzerò LBK in una versione provvisoria perché utilizzo un nuovo strumento, le forbici, fantastiche, ve l'assicuro, fantastiche. E ho voluto fare il tasto apposta delle forbici anche sulla tastierina. Nella versione che uscirà sarà messa in un altro modo perché stiamo ridisegnando un attimino tutto l'output della tastiera. Allora, andiamo avanti e basta con queste chiacchiere, andiamo a vedere il video. Questa è la successione di Fibonacci, che praticamente è rappresentata in alto dei numeri, quindi 1, 1, 2, 3. Ogni numero è la somma dei due numeri precedenti. 3, per esempio, è la somma di 2 più 1, il 5 è la somma di 2 più 3, e così via. Su questi numeri si vanno a costruire dei quadrati con le dimensioni dei numeri che ci sono sopra e potremmo, vedete, sono messi tutti a spirale e poi con questa costruzione che abbiamo fatto andiamo a fare la spirale vera e propria. Andremo a inserire un cerchio qua, lo facciamo del diametro di 2 centimetri, questi sono tutti a centimetri. Quindi deve essere praticamente il doppio di quel numero che c'è, perché quello rappresenta il raggio. Lo andiamo a posizionare diciamo, nell'intersezione, così come vediamo. Viene convertito in tracciato e con l'editazione dei nodi andrò a togliere quelle parti del cerchio che non mi servono. In questo caso togliamo uno e quell'altro lì. Quelle due sezioni, manteniamo quello lì. Poi facciamo invece il successivo. Rivado nel menu principale, rifaccio un cerchio, c'è 2 e quindi lo devo fare di 40. Di seguito farò una serie di cerchi e verranno questi duplicati, in modo da completare tutta la cosa come abbiamo visto prima. Accelererò le immagini per non far troppo lungo il video.
mi fermo al quadrato da 8 e poi andiamo a completare la nostra spirale. Per completare la nostra spirale andremo a selezionare tutti i semicerchi che abbiamo fatto con CTRL, quindi li mettiamo tutti insieme e poi andremo con Alt J a diciamo, unirli. Una volta che abbiamo unito i pezzi della spirale, li andiamo a spostare. E andiamo a spostare anche tutti quei quadrati della successione di Fibonacci. Adesso andremo a creare il cerchio che metteremo al centro della nostra lancetta fatta a spirale. Faccio un cerchio da 2 cm e lo vado ad unire alla spirale. Andiamo a centrarla nel modo più preciso possibile. Che andiamo a selezionare entrambi, andiamo a fare un offset da 1,75. Le misure sono puramente indicative, questo è quello che ho fatto io, però se lo volete più larga aumentate l'offset e vedete un po' voi come funziona. Ho rimpicciolito il foro centrale, l'ho fatto della stessa misura che ha il perno che muove la lancetta delle ore sul nostro meccanismo. Selezionato tutto, la vado a ribaltare perché questo è il vero senso che deve avere la nostra lancetta. Allora vado a duplicare questa lancetta e me la vado a spostare perché una la utilizzerò così per quello che farò poi e questa mi serve per fare una lavorazione particolare che adesso andremo a vedere. La metto in senso verticale perché mi torna meglio e andrò a spostarla in un punto ben definito che adesso vediamo. Praticamente vado a cercare delle coordinate che mi posso ricordare, quindi vado a metterlo, a spostarla piano piano in modo che quel cerchio centrale mi vada in una coppia di coordinate che mi possa ricordare tranquillamente, quindi la posso mettere a 200-200. È abbastanza preciso, ingrandisco appunto per vedere se è preciso. E quello sarà quello il mio punto di riferimento. Allora, a questo punto andrò a fare una matrice circolare e andrò a posizionare come centro 200-200, ovvero sia quel centro che mi ero prefissato di mettere come punto di riferimento. Vado a mettere 30 gradi come rotazione e 12 coppie. Questi saranno tutti le lancette come si muoveranno nell'arco di una giornata, quindi praticamente le 12 ore. Adesso andrò a prendere con lo strumento matita perché devo fare due righe che mi vanno ad attraversare i punti che adesso vi indicherò. Questo è praticamente quello che indicherà le ore 6 e quello in fondo che andrò a traguardare sarà quello che indicherà le ore 12. L'importante è che questa riga vada a terminare diciamo proprio all'interno del disegno e il centro sia in 200-200. Lo faccio di un altro colore per vederla meglio. Vedete, combacia perfettamente nel centro, questo punto è selezionato, io non vado altro che a duplicarla e poi a specchiarla, quindi praticamente a ribaltarla in senso
questo senso qua. Vado poi ad unire queste due righe con degli altri segmenti, perché voglio creare praticamente due triangoli. Quindi mi posiziono qui con lo strumento matita, vado lì, seleziono, lo farò anche nella parte sotto, ok, così, e adesso l'ho fatto. Non sono unite, lo vedo dal tratteggio che non sono unite, le dovrò andare ad unire, quindi praticamente vado a selezionarle e andrò ad unirle con Alt J. Una volta fatto questo, andrò a fare una duplicazione di questa forma, perché mi servirà per un'altra cosa. La duplico e me la metto da parte. Ora vado a selezionare tutto, vado in strumenti, forme di taglio, vedete che mi ha lasciato praticamente intere queste, e queste tratteggiate sono quelle che posso andare a cancellare in questo modo. Adesso rivado a prendere questa forma e la rivado a piazzare precisamente nel, diciamo, nel punto di prima, dove era prima quella, quindi con 200-200 di coordinate di posizione XY. Ecco, adesso ci troviamo in questa situazione. Andiamo a usare uno strumento nuovo, lo strumento forbici, che è presente dall'1.7.00. Ce l'ho io nella tastierina di LBK insieme ai nodi, però sicuramente, visto l'importanza di questo strumento e l'utilizzo che se ne fa abbastanza velocemente, lo ammetterò nella tastiera principale, perché sto rivedendo un po' tutta la cosa. Allora, ora con le forbici andrò a tagliare tutte queste parti qua che non mi interessano più e toglierò la parte sottostante, perché utilizzerò poi quella sopra per andare a fare praticamente un lavoro unico, poi me lo duplicherò. Vado a selezionare, cancello, però mi ha tolto anche quelli verdi perché sono tutti raggruppati, quindi seleziono, vado a separarli, a questo punto lo posso togliere. Quindi tolgo questi e ho ottenuto questo. Adesso, sempre con lo strumento forbici, andrò a togliere tutti quei segmenti che non mi servono. Quindi vado a togliere questi, questi, questo e così via. Ecco, gli ultimi li tengo perché mi servono per poi ribaltare, diciamo, la selezione che ho fatto, perché la utilizzerò sia per le ore verso l'alto che per le ore verso il basso. Quindi queste le tengo e vado a togliere tutte le altre. Lavorate con lo strumento forbici, come è veloce lavorare, è una cosa veramente... bravo Lightburn aver fatto questo strumento. E queste mi tengo le 6 segmenti che mi serviranno per vedere le ore. Adesso con la selezione rossa vado a prendere i primi 6 elementi che siano tutti contenuti all'interno, appunto, della selezione rossa, quella da sinistra a destra, e faccio un offset da 0,75, do l'ok e andrò a togliere tutti quelli più grandi, quelli esterni, perché voglio mantenere quelli interni, perché quelle sagome le voglio un pochino più piccole. Quindi vado a separarli tutti perché l'offset li raggruppa e poi vado a toglierli tutti ad uno, mantenendo gli ultimi, cioè i primi 6 dall'alto verso il basso. A questo punto, se andrò a selezionare il riempimento, vedrò il risultato di quello che ho ottenuto. Questa figura adesso andrà selezionata tutta, poi andrà ribaltata e praticamente capovolta, e poi ribaltata un'altra volta fino a ottenere questa figura che vediamo in questo momento. Ho già preparato un cerchio da 8 mm che andrò a posizionare nell'intersezione dei due triangoli. Dopodiché andrò a pulire tutto quello che non mi serve più.
Ecco, adesso andrò a scrivermi dei numeri dall'1 al 12, che poi andranno posizionati e ridimensionati, perché quelli vicino alle stanghette più lunghe dovranno essere più grossi, quelli alle stanghette più piccole dovranno essere un pochino più piccoli, e poi dovranno essere, diciamo, posizionati come vediamo adesso. Adesso vado a fare la lancetta dei minuti, che andrà posizionata al centro del, diciamo, del foro, quello che vediamo sotto. Le misure variano in base logicamente al vostro meccanismo. Adesso accelero per risparmiare un po' di tempo. A questo punto non ci resta che andare ad assemblare perlomeno il progetto per vedere il risultato che potrebbe avere il nostro, anzi che avrà il nostro orologio una volta completato, e velocizzo il tutto per farvi risparmiare un po' di tempo. Adesso non resta che mettere la forma esterno. Io l'avevo fatto con un rettangolo, poi a voi la scelta di quale contorno fare per completare l'orologio. E con questo, diciamo, il progetto l'ho terminato. Allora, io ho cercato di spiegarvi tutto per filo e per segno. È stato abbastanza lungo, nemmeno tanto, perché la prima versione era molto molto più lunga. Adesso ho cercato di restringerlo, ho accelerato alcuni passaggi, però ci sono tutti, quindi non vi perdete assolutamente nulla, seguite le istruzioni. E buon divertimento, perché viene fuori un bell'oggetto. Per chi è interessato a Grid Carve, e quindi a quel materiale con cui ho fatto questo oggetto, metto sotto il link per il sito dove andarlo a prendere, e vi metto anche uno sconto per eventuali acquisti che volete fare. Per quanto riguarda invece chi fosse interessato alla tastierina, vabbè, mi scriva una... c'è la mail sopra alla tastierina durante il video, mi mettete una mail lì, vi do tutte le informazioni che riterrete necessario avere, e se siete interessati poi vediamo come si può averla e come funziona. Vi saluto, like, iscrivetevi al canale, se no vi vengo a prendere a casa uno per uno, cioè, attenzione perché sono grande e grosso, però non sono cattivo, quindi rischiate anche poco. E vabbè, se vi volete abbonare, in questo periodo ho ricevuto parecchi abbonati che si sono iscritti grazie anche al regalo che gli ho fatto, come farò d'ora in poi agli abbonati sempre qualcosa di più. E un grazie a tutti quelli che guardano i miei video, perché mi sento tutti vicini e mi fa piacere continuare così. Ciao a tutti, alla prossima.